Per queste tematiche, piccoli doni divini di VB, testimonianza di Domenico Pollice, strumento del Cenacolo Umanità in Movimento. Nacque così in me un grande entusiasmo per queste tematiche, che continuo anche adesso, con le letture di altri libri. Iniziai così ad occuparmi di tutto ciò che accadeva a mia moglie, cercando di capire una realtà che per me era del tutto nuova. Tutto ciò rappresenta solo l'inizio di una vicenda meravigliosa in cui anch'io sono stato coinvolto. Avevo sentito parlare spesso di tabellone, strumento tramite il quale sarebbe possibile comunicare con i trapassati. E guarda caso, una sera, mentre ero di turno al mio posto di lavoro, alcuni colleghi decisero di fare il tabellone. Seguii con interesse quello che i colleghi facevano, rimanendo sorpreso dalla velocità con cui il bicchierino scorreva sul tabellone. Una settimana dopo quell'esperienza, il desiderio di ripeterla mi assalì e riuscii, durante un turno di notte, a fare il tabellone, coinvolgendo un mio collega. Chiusi nel nostro spogliatoio, iniziammo la seduta, entrambi privi di qualsiasi esperienza in merito. La prassi era quella che molti conoscono. La domanda di rito è: chi sei? E il bicchierino si spostava velocemente su alcune lettere. La risposta non si fece attendere. Sono un figlio di luce, dipartito molto tempo fa, fu la risposta. Trascorse tutta la notte senza che accadesse nulla di concreto. Io e il collega andammo avanti così per vari mesi, senza sapere chi fosse quell'entità. Solo in seguito capimmo che quell'entità stava creando dentro di noi una nuova coscienza. Una sera finalmente l'entità disse di chiamarsi Enzo M, comunicandoci la modalità della sua dipartita. Mentre guidava la sua moto, portando con sé la sua ragazza sulla via Braccianese alle porte di Roma, nell'effettuare una curva gli si aprì il cavalletto della moto e volarono entrambi sull'asfalto. L'incidente costò la vita ad Enzo. Fu trasportato in ospedale e fu ricoverato in rianimazione, dove rimase in coma per 6 giorni prima di morire. Continua.